Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore fa che stasera, sempre di più, possiamo capire, intendere, assaggiare quello che tu sei. Questo pane che si spezza per tutti, perché il pane ha un solo significato, essere mangiato. Se uno fa il pane è solo per una cosa, per essere mangiato, non ha motivo di essere altro. E allora fa che noi possiamo gustarti e a nostra volta possiamo farci gustare anche noi come pane per gli altri. Buonasera a tutti. Questo è l'ultimo incontro prima della pausa estiva. Poi, piacendo al Signore, come ci accennava Don Ernesto la volta scorsa, ci rivedremo verso ottobre. Piacendo al Signore, anche piacendo a noi, chiaramente, perché deve piacere poi anche a noi, deve corrispondere questa piacevolezza, tra virgolette. Vi ricordate la volta scorsa? Iniziamo con i riti di introduzione, ci facemmo la domanda perché celebriamo l'Eucaristia. Se ricordate, abbiamo dato una prima risposta molto così semplice e sommaria: celebriamo perché rispondiamo al comando che ci ha dato Gesù: fate questo in memoria di me. E questa realtà trova la sua prima forma, prima attuazione, primo momento di rispondere al comando che ci ha dato Gesù nel fatto che siamo convocati. Quindi noi rispondiamo a una chiamata, ci ritroviamo insieme e celebriamo. Ricordate sempre questo, non ci autoconvochiamo, non siamo noi che ci chiamiamo da soli e né tantomeno celebriamo da soli. Se è il mio compleanno, io festeggio, lo festeggio insieme agli altri, da solo non posso festeggiare, è sempre il festeggiare, lo si fa sempre con qualcuno. Quindi rispondiamo a una convocazione, quindi ci troviamo insieme perché qualcuno ci ha chiamato e questo qualcuno ci ha chiamato per stare insieme, per celebrare. E che cosa celebriamo? Le meraviglie di Dio. Non lo dimentichiamo mai. Tutte le volte che c'è una celebrazione, la messa, un battesimo, un funerale, la liturgia delle ore, l'adorazione eucaristica, noi celebriamo sempre le meraviglie di Dio, le meraviglie di questo suo amore che ha amato ciascuno di noi fino a donare la sua vita a noi. Allora abbiamo visto la prima parte, i riti di, ricordate, abbiamo detto secondo Sacrosanctum Concilium, un documento che parla della liturgia, il numero 56 dice che la celebrazione eucaristica è composta da due parti, liturgia della parola e liturgia eucaristica. E poi ha detto che questi due momenti sono così strettamente uniti tra di loro che formano un solo atto di culto. Quindi non è che noi abbiamo la liturgia della parola e poi abbiamo la liturgia eucaristica come due momenti slegati tra di loro. Perché se così fosse, allora avrebbe ragione chi dice, va bene, io vengo solo per fare la comunione, oppure vado solo per ascoltare la parola di Dio. Siccome questi due momenti non sono slegati, ma l'uno rimanda all'altro, insieme formano il solo atto di culto. Quindi io per partecipare alla celebrazione eucaristica devo partecipare fin dall'inizio, ma non perché altrimenti perdo qualcosa, perché altrimenti non riesco a capire quello che sto celebrando. Sentite, io se vado a vedere un film, gli arrivo a metà del film, io non capisco niente, perché mi manca la prima parte del film. Così molte volte noi durante la celebrazione eucaristica confondiamo il rito con la celebrazione.
Il rito lo conosciamo tutti quanti. Segno di croce, l'atto penitenziale, il gloria, le letture, la presentazione dei doni, la consacrazione, la comunione, benedizione finale, il rito. Noi non facciamo un rito, sì, o meglio, scusate, facciamo un rito, ma il rito lo facciamo però all'interno di una celebrazione. E la celebrazione è appunto celebrare la meraviglia di Dio. A chi compete questo? Compete al sacerdote per il suo ruolo, ma compete anche a noi fedeli per il nostro ruolo. La volta scorsa, se ricordate, una delle ultime domande la fece Arcangelo, il fatto di come poi cercare di far cogliere anche agli altri questo fatto dell'essere convocati. E guardate, la cosa più bella potrebbe essere quello di rendere testimonianza che siamo convocati, ma non perché andiamo fuori e lo diciamo, perché andiamo fuori e lo mostriamo. Io posso anche dire, ma se al mio dire poi non corrisponde il mio mostrarlo, quel dirlo non serve a niente. Diceva il Papa Paolo VI, oggi il mondo ha bisogno di testimoni, non tanto di maestri. E se accetta i maestri, li accetta perché sono prima di tutto dei testimoni. Ora noi dobbiamo essere dei testimoni. Se sono convocato e qui con i fratelli celebro quest'amore di Dio, quest'amore di Dio poi deve risultare evidente da come io mi comporto, da come io vivo. Allora la celebrazione poi diventa celebrazione viva, una celebrazione che poi continua nella mia vita. Quando poi uscendo fuori dalla Chiesa io inizio a celebrare là fuori. Se io celebro solo qui in Chiesa, ripeto, è un rito, ho fatto quello che devo fare perché è domenica e finisce lì, e non è questo quello che ci chiede, quello che vuole il Signore da noi. Se il Signore ci convoca, ci chiama, ci rivolge la parola, perché attraverso questa convocazione, quel rivolgerci la parola, vuole stipulare con noi un'alleanza. Vi ricordate quando abbiamo la volta scorsa, parlando appunto della convocazione, dicemmo, richiamandoci al libro dell'Esodo, che quando il Signore fece uscire il popolo, quando chiama Mosè, dice: Mosè, io ho visto ciò che è successo al mio popolo in Egitto, che è stato schiavo, così, ho ascoltato il grido, sono sceso per liberarlo. Adesso vai da Faraone affinché il popolo mi serva su questo monte. Quando arriverà sul monte, il Signore col popolo stipula un'alleanza. Per stipulare un'alleanza è necessaria una cosa, che io ti devo dire tu a che cosa vai incontro. Per stipulare un'alleanza è necessario che io ti dica questa alleanza è composta da che cosa. Io ti voglio vendere la mia casa. Stipuliamo, facciamo un patto tra me che voglio vendere e tu che la vuoi comprare. Allora io te la voglio vendere a 10.000 euro, tu me ne vuoi dare 8.000, facciamo 9.000 e mezzo. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo e ci diamo la mano. Però vedete, ci diamo la mano e siamo d'accordo perché io ho detto qualcosa e lui ha detto qualcosa e quindi abbiamo trovato l'accordo e abbiamo stipulato un rapporto, un'alleanza, un patto. Capite bene che per stipulare il patto ci vuole che cosa? Bisogna parlare. Quindi parlandoti do la possibilità a te di dire sì o di dire no. Ma se io non ti parlo, come fai a dirmi sì o a dirmi no? Se il Signore vuole stipulare con noi un'alleanza, un patto, lo farà attraverso che cosa? Attraverso il parlarci. Perché altrimenti io dico sì e che cosa? Allora qui ricordate tutto ciò che abbiamo detto all'inizio. Vi ricordate il numero 2 della De Verbum? Piacque a Dio rivelare se stesso per ammettere gli uomini alla comunione con sé. Quindi si è rivelato, e vi ricordate cosa dice sempre quel numero? Questa rivelazione ha la sua forma piena in Gesù Cristo. Rivelazione del Padre. Quindi Gesù Cristo sulla terra, dicendoci la parola del Padre, permette a noi di poter dire sì, questa parola l'accetto, questa parola non l'accetto, quindi entro in alleanza oppure non entro in alleanza.
Nell'Antico Testamento troviamo spesso questa espressione. Quando Mosè, quando Giosuè, quanti profeti parlano a nome di Dio, il popolo dice così: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Però vedete, il popolo può dire: noi lo faremo perché il Signore ha detto. Quindi il nostro Dio non è un Dio muto o un Dio che dà degli ordini, che comanda e noi siamo chiamati semplicemente a eseguire. Noi con Dio siamo chiamati ad entrare in alleanza, in relazione. Vi ricordate come inizia la Bibbia? Il primo libro qual è? La Genesi. E vi ricordate come inizia la Genesi? In principio Dio creò il cielo e la terra. Poi dice così: Dio disse. È bellissima questa espressione, perché ci fa capire che cosa? Che Dio parla. Ora fateci caso, noi poniamo attenzione a che cosa? A che cosa lui ha detto? Ma la cosa più bella, sapete qual è? Il fatto che lui parla. Che lui ci parla. Non quello che ci chiede. Ma il fatto che lui parla. E perché questo è bello? Perché vedete, quando una persona parla, tranne che per dire sciocchezze, ma quando una persona parla, dice sempre qualcosa di se stesso all'altro. Parlandoti io ti dico qualcosa di me. E tanto è vero, poi quando noi entriamo in relazione con una persona, no? E la frequentiamo, a un certo punto dal suo modo di parlare noi cogliamo anche le sue sensibilità. Cogliamo lui casomai è attento di più a che cosa rispetto a un'altra. E voi potete benissimo dire, ad esempio, Don Ernesto rispetto a Don Antonio, dal loro modo di parlare, su che cosa pongono di più l'attenzione. E quindi si capisce un poco di più la sensibilità. E quindi Dio, nel parlarci, non ci dà delle nozioni. Dio, nel parlarci, ci dice lui chi è. Nel parlarti, io mi rivelo, è una parola che noi già abbiamo incontrato. Quindi Dio parlandoci si rivela, si fa conoscere attraverso la parola. Ecco perché sempre in quel numero 2 della De Verbum dice: Dio si intrattiene con gli uomini come con degli amici. Perché gli amici questo fanno tra di loro, i veri amici parlano e si raccontano l'uno all'altro. Sai, questa settimana ho fatto questo, ho vissuto questa esperienza, ho vissuto quest'altra cosa, questa difficoltà, questa cosa bella. E l'altro partecipa di questo. Allora Dio, quindi, parlandoci, si rivela. E in questo suo rivelarsi, per ammetterci alla comunione con sé, proprio perché non ci obbliga, non è una costrizione esterna, ma chiede a noi che cosa? Nella nostra libertà di ascoltarlo e di poter entrare noi, a nostra volta, in relazione con lui. Ecco la liturgia della parola durante la celebrazione eucaristica. A questo serve. Non è semplicemente una parte che sta lì per ascoltare le letture dei fatti che sono successi tantissimi anni fa, lontani da noi, nel tempo e nello spazio, e non hanno niente a che fare con noi. Veniamo direttamente all'Eucaristia. Noi non capiremo niente dell'Eucaristia senza la liturgia della parola. Tanto è vero, e questo dobbiamo ringraziare il Concilio Vaticano II, il Concilio ha voluto che ai fedeli fossero aperti i tesori della Sacra Scrittura. Pensate che fino al Concilio la Sacra Scrittura nelle nostre mani non c'era proprio. È un tesoro la parola di Dio. Diceva Sant'Agostino: come è peccatore chi fa cadere un frammento di Eucaristia a terra, sarà altrettanto peccatore, lui dice la parola reo, chi ascolta con disattenzione la parola di Dio. La ripeto, se uno fa cadere un frammento, una volta prendiamo la comunione sulla mano, no, noi facciamo attenzione, se resta un poco di ostia sulla mano, e facciamo attenzione. E Sant'Agostino, se uno lo fa cadere a terra il frammento, è peccatore, è reo. Però dice, è altrettanto reo chi quella parola non pone la stessa attenzione. Allora vi fateci caso, nelle nostre chiese troneggia il Santissimo Sacramento, ed è giusto che sia così.
Santissimo Sacramento sta lì al centro, facciamo l'adorazione eucaristica, esponiamo sul trono il Santissimo Sacramento. Infatti il Corpus Domini lo portiamo in processione solennemente, è giusto che sia così. Ma dove nelle nostre chiese troneggia la parola di Dio? In quale delle nostre chiese è esposta solennemente la parola di Dio? Se anche lì nel segno, i segni, abbiamo ricordato i segni per entrare in comunicazione, il Signore lì mi parla. Allora noi, vedete, in un certo qual modo noi viviamo nei confronti della Sacra Scrittura una presenza e un'assenza. Presenza perché i riti, e vedete che tutti i sacramenti, tutti, hanno sempre una liturgia della parola. E poi abbiamo il sacramento vero e proprio. Di per sé anche la confessione prevede che all'inizio, quando i fedeli si confessi, i sacerdoti inizi con un brano della Sacra Scrittura. Perché? Perché è la parola di Dio che chiama a conversione. Che chiama a conversione. E quindi la presenza è che i riti così prevedono che ci sia sempre la parola di Dio premessa durante proprio la celebrazione di un sacramento. L'assenza perché, come dicevo prima, molte volte nella vita del credente manca questo riferimento, proprio di questa centralità della parola di Dio. E già vi dicevo appunto questo posto. Voi figuratevi che si legge sempre nella De Verbum che la Chiesa, fin dai tempi antichi, ha sempre venerato la Sacra Scrittura così come il corpo di Cristo. Tant'è vero che fu avanzata anche l'idea di considerare la Sacra Scrittura come l'ottavo sacramento, già che abbiamo parola di Dio. Poi non è entrato questa realtà, va bene. I padri della Chiesa usavano questa immagine, che durante la celebrazione Dio prepara due mense, la mensa dell'altare è la mensa della parola. Diceva padre della Chiesa che noi ci sediamo e mangiamo a due mense, il pane e la parola. Non so se vi è mai capitato, quando qualche volta ci si trova, noi si fa un certo discorso, molte volte un discorso, una parola detta in un momento particolare, in un modo particolare, sembra che ci abbia saziati, abbia dato un senso a quello che noi stiamo vivendo. Noi di questo abbiamo bisogno, perché vedete, noi possiamo anche riempirci la pancia, ma se poi la nostra vita non ha un senso, la pancia che siamo riempiti non serve a niente, se non lasciarci ancora di più inquietudine. Invece nel momento in cui qualche volta casomai anche la pancia è un poco vuota, però abbiamo il senso della vita, il senso che diamo alla nostra vita, e noi ci sentiamo sazi, possiamo viverla e affrontarla diversamente. Quindi allora, come dicevo, senza questo parlare di Dio, noi non riusciremo mai a capire del perché stiamo qui in chiesa. Se Dio non ci parlasse, il nostro ritrovarci non avrebbe nessun senso. Perché, mi ha detto la volta scorsa, noi non ci ritroviamo perché ci fa piacere ritrovarci. Non ci ritroviamo perché siamo un circolo culturale, neanche un circolo politico. Noi ci ritroviamo neanche perché ci piace stare insieme ai sacerdoti oppure stare nella casa di Dio. No, noi ci ritroviamo perché il Signore ci parla, ci rivolge la sua parola, ci convoca intorno a sé. Quindi questo ricordiamocelo. Quindi è la stessa parola che viene poi proclamata che dà il senso al nostro radunarci. Ora facciamoci una domanda. Com'è possibile che durante la lettura, tra virgolette, la lettura della parola di Dio durante la celebrazione, Dio mi rivolga la sua parola? Se io leggo un testo, ripeto, di 3000 anni fa, come posso dire che lì il Signore mi sta parlando? Perché vedete, noi usiamo un'espressione particolare, noi diciamo che la lettura non viene letta, ma viene proclamata. Attenzione a questo termine che è importante. La proclamazione fa sì che il testo scritto diventi testo presente in questo momento.
L'atto del proclamare è come se facesse risorgere la parola, da una parola scritta che è morta a una parola viva. E questo non è la lettura, ma la proclamazione, perché proclamare significa acclamare, annunciare in modo ufficiale, in modo solenne, qualcosa a nome di qualcun altro e non a nome proprio. Se io parlo a nome mio, io non sto proclamando niente, sto dicendo io. Ma se io parlo a nome di un altro, io sto proclamando, perché sto dicendo qualcosa a nome di un altro. Quindi voi capite, non è parola mia, è parola di un altro. E questo atto della proclamazione fa sì che ciò che è stato, che è avvenuto 3.000 anni fa, oggi per me porti e produca quell'effetto. Non è tale quale l'Eucaristia. La proclamazione quindi rende attuale per noi la parola di Dio. Ricordate Gesù nella sinagoga di Nazareth, nel Vangelo di Luca, capitolo 4, quando Gesù entrò nella sinagoga, si alzò per andare a leggere, gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Attenzione che sono delle scene bellissime queste, perché Gesù si alzò per leggere, gli fu dato il rotolo, Gesù lo aprì e lesse: lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato a portare le annunci ai poveri. E poi dice, riavvolse il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi su di lui. Gesù cominciò a dire: oggi si è compiuta per voi questa parola che avete udito con i vostri orecchi. Eppure Gesù legge un brano di Isaia, però dice: oggi si è compiuta per voi questa parola che voi avete udito con i vostri orecchi. Possiamo capire che allora durante la proclamazione, sapete che cosa avviene? Avviene una teofania, una manifestazione di Dio. Dio si manifesta come si manifestò a Mosè sul roveto ardente. Il lezionario lambone dovrebbe bruciare. E noi dovremmo vivere l'ascolto della parola di Dio proprio con questo atteggiamento qui. Vedete, l'ambiente della manifestazione di Dio però lo dovremmo creare noi. Io penso una cosa, quante volte durante la celebrazione la parola di Dio viene sprecata. Ed è sprecata prima di tutto perché molte volte chi va a leggere, dovremmo dire chi va a proclamare, improvvisa, non è preparato. Molte volte mandiamo a leggere i bambini. Molte volte c'è una certa superficialità di quando si va a proclamare. Questo significa non aver capito niente del dono che noi abbiamo. Noi non dovremmo mai accettare di andare a proclamare chiamati all'ultimo momento. Senti, va fuori, vai a leggere tu. Calma. Non vado a leggere io, perché vedete, se questa parola deve parlare ai fedeli che stanno lì, per parlare a loro, la parola deve prima parlare a me. Se non parla a me la parola, non parlerà neanche agli altri, perché non si tratta di dire delle parole, esiste come documento oggetto di conservazione. Non si tratta di sapere, dice, ma quello è un professore italiano, non significa niente, quello è laureato, non significa niente. Si tratta di avere la comprensione che il Signore sta parlando
E un testo parla. Vedete, quando noi andavamo a scuola, no, soprattutto ci insegnavano le poesie. E noi dopo dovevamo dire la poesia. Ma quando poi facevamo la poesia, noi non è che facevamo la pappardella. Dovevamo entrare a cercare di capire la musicalità anche della poesia. Di capire la poesia. E una volta che io poi l'ho capita, allora sì che la posso poi trasmettere a un altro. La gente, quando ci ascolta, in pratica non ci dice dimmi quello che già io posso sapere, ma ci chiede fammi capire come tu vivi questa parola che stai annunciando. Perché noi quando andiamo a proclamare, noi diventiamo profeti. E il profeta la parola non la dice con la bocca, la dice con la vita. È difficile, è difficilissimo, lo sappiamo. Però qui entra che cosa? Perlomeno il desiderio. Il mio desiderio di conformarmi a Gesù Cristo, il mio desiderio di poter essere suo discepolo. E allora voi capite, quella parola, allora io già dalla settimana prima dovrei sapere che domenica prossima devo proclamare la parola di Dio. Che ho la capacità veramente di comprenderla anche nelle varie espressioni, frasi, attraverso le virgole. Se in un brano di San Paolo, adesso non ricordo quale, dice così: Dio ha piantato, virgola, Apollo ha irrigato, virgola. Sapete, una volta una persona come l'esse, perché non vide la virgola. Dio ha piantato Apollo. Dio ha piantato, virgola, Apollo ha irrigato. E ce l'hanno insegnato, che se c'è una virgola c'è un punto, significa qualcosa quel punto, quella virgola. Oppure famosissima, no? La lettera di San Paolo Apostolo a Filomena, a Filemone. La lettera di San Paolo Apostolo ai gelati, ai galati. Quanti salariati in casa di mio padre, quanti savoiardi in casa di mio padre. E guardate che sono stupende certe volte, veramente... ai tessalonicesi, vabbè, lì posso capire, c'è stata una cosa, potrebbe succedere, fare dell'inversione della parola, lo so, il deflusso lì, però una parola proprio per un'altra. Io una volta mi sono trovato, i confratelli lo sanno, in una parrocchia, per carità, una signora proprio spinta dalla buona volontà andò a leggere, l'ho bloccata, perché io non ho capito niente. Potesse che ero io ignorante in quel momento, ma io non ho capito niente di quello che stavo leggendo, signora, e ho chiesto per cortesia di scendere. Qualcuno potrebbe dire ma ci hai fatto fare una brutta figura però a quella signora, e però un momento, d'accordo la signora, però già non deve alzarsi per i fatti suoi. Però io dico questo, i fedeli che stanno in chiesa, perché stanno in chiesa? Per ascoltare il Signore. È responsabilità di colui che presiede, è proprio questa. I fedeli hanno il diritto di ascoltare la parola di Dio e non il parroco per compiacere la persona, per tenersela buona oppure per premiarla, perché quello può fare servizi in chiesa da tanti anni, allora vabbè, non fa niente che va a leggere. Ma come fa niente che va a leggere? Allora c'è chi sa proclamare. Sapete, nella chiesa c'è il ministero del lettorato. E c'è chi sa fare un'altra cosa. E fa quell'altra cosa che sa fare. È bello, però sapete il discorso qual è? Che purtroppo l'ambone ti mette in mostra. E quindi allora salire l'ambone così mi vedono. Quanto è bello poi, non lo so se qui succede, spero che non succeda, nelle prime comunioni il bambino che va a leggere, allora i genitori, mio figlio deve leggere stasera, oggi deve leggere. C'è tutta la cosa, capite? Mio figlio deve leggere. Poi mi chiedo, qual è la reale capacità di comprensione, già per me adulto è quella che è, ma per un bambino nel proclamare quella parola. Guardate, la parola di Dio è pesante. Sapete in ebraico come si dice parola? Dabar. E dabar ha in sé il significato di pesantezza. La parola di Dio è pesante. E voi provate a pensare. Questo tavolo, io vedo che sono due o tre di loro che lo alzano e poi fanno la fatica ogni volta che facciamo l'incontro. Chiamiamo un bambino, facciamo rialzare il tavolo al bambino.
Che cosa diciamo? Ma sei incosciente? Non ce la fa un bambino. E non sono incosciente quando poi lo mando a proclamare la parola di Dio. Dovremmo avere la consapevolezza di essere strumenti nelle mani di Dio. Non entro in merito al gruppo di lettori, perché sarebbe anche interessante questo, ma chiaramente non abbiamo il tempo per fare questo. Però ad esempio il gruppo di lettori non è coloro che leggono, ma dovrebbe essere coloro che dovrebbero sensibilizzare la comunità ad avvicinarsi alla parola di Dio, trovando addirittura altri che possano poi proclamare la parola di Dio. Invece molte volte pare, se non leggo poi non vengo più. E io sinceramente mi sentirei di dire, va bene, se questa è la tua consapevolezza, non venire più, non fa niente. Mi dispiace, ma non venire più. Se questa, dice, no, c'è bisogno anche di capacità. Sì, sì, la condotta morale, anche come ci si veste è importante. Sì, allora signora, come dicevo prima, è poca attenzione se io già prima della messa vado a scegliere prima della messa qualcuno da proclamare. Quindi, allora, che già ad esempio, io la comunità mia la conosco, conosco la mia comunità, quindi effettivamente già col gruppo liturgico così, già abbiamo trovato un gruppo di lettori. Fermo restando si dà la possibilità, chi vuole può inserirsi, però venga e si faccia presente. E iniziamo anche un cammino. Voi vedete che c'è il ministero straordinario della comunione, di quelli che portano la comunione agli ammalati. Fanno un cammino. Eppure qui succede molte volte, sapete, io sto nell'ufficio liturgico, di questo anche mi occupo, molte volte viene la persona e dice, io vorrei portare la comunione agli ammalati. Chi sei tu? È il parroco che crede opportuno, che nella sua parrocchia ha bisogno di aiutanti. E dopo aver fatto un discernimento tra quelli che lui crede opportuno, per la condotta di vita, per come vive la celebrazione, se è un segno di comunione con gli altri, di presentare la persona. Non è un'autocandidatura. Diceva San Vincenzo De Paoli, diventò sacerdote a 19 anni. C'è? Ah, dopo lo voglio vedere. Diceva così, se avessi saputo l'importanza e il significato dell'essere sacerdote, quando ebbi la temerità di entrarvi, avrei preferito zappare la terra. E penso a me adesso, sono sacerdote, avrei preferito zappare la terra. Qualche indicazione, quale potrebbe essere? Aver letto il testo in privato, averlo meditato personalmente, cercare di capirlo nei suoi significati, in ogni vocabolo e anche nel contesto generale. Aver individuato le pause, non leggere troppo in fretta. Vedete, quando uno parla o quando uno legge, sembra sempre di rallentare e quindi va di fretta, ma all'orecchio dell'altro ci vuole più tempo, anche quella parola, quindi il fatto di fare pausa. Io mi permetto di dirlo perché Don Ernesto e Don Antonio mi vogliono bene, perciò mi permetto di dirlo. Se vedete un poco qui, è una sorta di capoverso, vedete, c'è una pausa qui in mezzo. E quindi direi che questa pausa, io che la leggo la vedo, certo, chiaro, ma voi che non la vedete, io ve la devo far sentire questa pausa. E allora voi capite che però io quindi devo sapere quando mi preparo che c'è questa pausa qui in mezzo. Perché quella pausa comunque la devo caricare di significato. Qualche altra indicazione, sempre per il lettore. Quando si va a proclamare bisogna stare dritti, perché così la voce esce bene nello stare dritti. Molte volte succede,
un'altra attenzione, un'altra cosa che bisogna fare attenzione, quando si va a proclamare non bisogna guardare in faccia l'assemblea, perché io adesso vi sto guardando in faccia, ma perché? Perché sto dicendo cose mie e quindi mi fa piacere che voi mi guardate, qualcuno ogni tanto fa pure così e quindi mi sento approvato in quello che dico. Invece quando vado a proclamare io non devo guardare in faccia l'assemblea, perché non dico problemi, dico problemi di un altro, quindi devo guardare il libro. L'assemblea deve vedere che guardi il libro, perché anche questo, vedi, è un segno che dice che cosa? Ti sto dicendo un'altra cosa, non sono parole mie, sono parole di un altro che io ti dico, e quindi guardi il testo. Perché molto succede, che molto, sapete che succede? Legge il versetto così e poi guarda e dice così, non va bene. Io guardo, il lettore guarda il testo con la bocca rivolta all'assemblea. Bisogna evitare di leggere prima lettura, salmo responsoriale. Vedete, sui lezionari ci sono delle cose scritte in rosso. Quelle in rosso non vengono dette. Quelle sono le indicazioni e noi non diciamo le indicazioni. Quindi non si legge prima lettura. Anche perché tutti quanti sappiamo che c'è una prima lettura, c'è un salmo responsoriale, c'è una seconda lettura. Lo sapete. Il sacerdote non legge Vangelo e poi dice dal Vangelo secondo Giovanni. Attenzione, questo è importante. Prima di iniziare la proclamazione dobbiamo accertarci di una cosa, che i fedeli si sono seduti. Quando si parte per andare a proclamare, c'è l'orazione colletta, vi ricordate? Allora, vedete l'orazione colletta che finisce l'introduzione per Cristo, nostro Signore, amen, ci sediamo. Molte volte succede che durante l'orazione colletta i lettori partono. È sbagliato, perché secondo voi quando io faccio così, che cosa faccio capire? Che quello che tu stai dicendo è insignificante, se mentre tu parli io parto. Perché se io sto parlando, che cosa richiedo? L'attenzione. Abbiamo detto che la preghiera colletta, riuniamo le nostre preghiere, le presentiamo al Padre, che tanto è vero, se lui poi chiede bisogna firmare l'assegno, diciamo un momento, che non firmo niente. Quindi noi poi diciamo amen e così. Quindi è richiesto che cosa? Tutta l'attenzione lì. Per Cristo, nostro Signore, amen. Ci sediamo e i lettori partono. Prima lettura, salmo responsoriale, seconda lettura. Dovrebbe essere tre letture. Invece noi generalmente facciamo prima il salmo, uno, e poi seconda lettura. È sbagliato. Perché il salmo è diverso dalla prima lettura. Dovrebbe essere tre letture. Perché il salmo è una risposta in modo orante, in modo poetico alla prima lettura. E che faccio? Io me la canto, io me la suono. Se bisogna rispondere, se io proclamo la prima lettura, poi c'è bisogno anche di un'altra voce diversa che sia di risposta a questo. Chiaramente l'ideale sarebbe che tutti e tre poi partono insieme. Per Cristo nostro Signore, amen. Ci sediamo, i tre lettori partono, fanno l'inchino e poi si siedono lì dietro verso l'ambone. Prima di iniziare la lettura, il lettore sale all'ambone, guarda l'assemblea. Ci siamo seduti, siamo pronti per ascoltare dal libro del profeta Isaia. Ma è possibile che tutta la fretta la teniamo in questo momento? Mentre sta sedendo, mentre cosa così, con la prima lettura. Pure qui, che significa? Non vi preoccupate, tanto perché passiamo avanti, ricordate il fatto che passiamo avanti, già la sappiamo. Se abbiamo detto che noi siamo convocati per ascoltare il Signore che ci parla, e questo è il momento, se abbiamo detto che i riti d'ingresso devono aiutarci ad entrare, a vivere la relazione con Dio, e quindi la relazione, allora dobbiamo creare questa cosa. Questo momento di l'ascolto, l'ascolto va creato. E l'ascolto lo si crea con il silenzio. È sbagliato anche quello. Lo sappiamo che abbiamo il rito. Allora, io direi, ecco, approfitterei quella pausa che c'è lì in mezzo e l'allungherei un pochino, però questo qua poi lo lascerei al parroco, al suo modo, al suo momento, per richiamare l'attenzione all'assemblea e all'ascolto della parola. Non è competenza del lettore richiamare l'attenzione, il lettore richiama l'attenzione, ecco, con quel momento proprio iniziale di aspettare che l'assemblea poi si sia seduta e sia pronta all'ascolto.
Il foglietto, sì. L'assemblea, abbiamo detto, è convocata per ascoltare, non è convocata per leggere. Noi abbiamo un ministero deputato proprio a questo, per farci ascoltare la parola di Dio. Perché, come ci ricorda San Paolo, la fede nasce dall'ascolto, non nasce dalla lettura. Noi siamo una comunità, vedete, se non erro, Ratzinger diceva: l'atteggiamento della Chiesa qual è? La sua postura prima, l'ascolto. E qui siamo come Maria, che ascoltava. E allora, durante la liturgia della parola, questo nuovo momento qui, Dio è bocca che parla attraverso il lettore, la comunità è orecchio che ascolta. Noi qui dovremmo immaginarci come un grande orecchio, tutto proteso qui, mentre Dio attraverso la bocca del lettore sta parlando a noi. Guardate che quando il lettore dice parola di Dio, che è un'acclamazione quella, è un'acclamazione solenne, e noi rispondiamo, rendiamo grazie a Dio. Con tutto quello che diciamo la volta scorsa, guardate, con quella consapevolezza nel poter dire rendiamo grazie a Dio. Quindi il foglietto servirebbe a che cosa? Il foglietto servirebbe a prepararmi alla celebrazione. Oppure potrebbe aiutarmi dopo la celebrazione, una volta a casa io ritorno su quello che ho ascoltato. Però un buon cristiano tiene la Bibbia, si prende la citazione e poi a casa. Quindi i foglietti non avrebbero motivo di esistere. O tranne che può essere un sussidio, soprattutto poi per la preghiera dei fedeli, e per poter poi da lì partire, avere come un canovaccio davvero così sotto gli occhi. Il salmo responsoriale dovrebbe essere sempre cantato, ad esempio, perché per sua natura il salmo è un canto, o perlomeno almeno il ritornello dovrebbe essere cantato del salmo responsoriale. Chi legge ha il dovere di farsi ascoltare, e quindi voi capite che se io faccio così, no? Dal libro del profeta Isaia, voi non mi sentite. Allora, se ci sono degli strumenti, devo anche sapere usare lo strumento, più vicino, più sotto, più lontano, alzo un poco di più la voce, l'abbasso di più. Come un'altra cosa devo fare attenzione, voi sapete che abbiamo i cosiddetti generi letterari, cioè noi abbiamo un testo della scrittura che è una parabola, un testo che è un miracolo, sono due testi diversi, un conto è il miracolo e un conto è la parabola, un conto è un testo storico e un conto invece è una favoletta. Quindi se io devo leggere un testo storico, io lo leggerò diversamente da come leggo una favoletta ai bambini. Nella scrittura noi abbiamo dei testi diversi, e anche attraverso questo io devo capire quel testo se è storico, se è una parabola, se è un miracolo, o se è un'altra cosa. E perché sarà diverso il mio modo poi. Il salmo, capite che è diverso la proclamazione del salmo rispetto alla proclamazione poi della lettura. A termine, quando uno ha finito di leggere, parola di Dio, acclamare con decisione, con un poco di pausa, e non... Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza, parola di Dio. Se è necessario vantarmi, mi vanterò della mia debolezza. Punto. Parola di Dio. Beh, pesante. Rendiamo, allora sì, rendiamo grazie a Dio. Voi capite come tutto questo non è, vi dice, è una cosa tecnica, oppure facciamo una bella figura perché viene il vescovo, allora mandiamo a leggere i lettori più bravi. No, non si tratta di questo, ma si tratta di dare verità a tutto quello che abbiamo cercato di dire fino adesso, proprio di dare proprio verità a questo. Attenzione, perché vedete, il lettore attiva una mediazione tra Dio e il popolo, e il lettore è, in questo momento è un anello di congiunzione tra Dio e il popolo. Se non ci fosse questo anello di congiunzione, non ci sarebbe questa alleanza, non arriverebbe a noi questa alleanza che il Signore appunto vuole rendere con ciascuno di noi. Da qui capiamo anche che quindi il lettore è chiamato ad essere un uomo di preghiera, un uomo capace di meravigliarsi. Sempre domani noi ascolteremo un brano bellissimo di San Paolo. San Paolo qui a un certo punto domani parlerà di come lui si glorierà della sua debolezza.
Allora voi capite, e io devo capire che significa gloriarsi della propria debolezza. Quando poi, se mi sperimento la mia debolezza, dice, mamma mia, come sei debole. Devo vedere prima che cosa ha detto, perché se mi ha detto così, nella debolezza si manifesta la mia forza, dice il Signore. Certamente non è un pretesto la debolezza, però capire che in questa debolezza il Signore opera. Allora qui, questo poi, quello che poi trasmetto. I vasi di Creta. Quant'è che capirò l'importanza dell'essere lettore? Quando capirò l'importanza della parola di Dio, non all'inverso. Capirò come lettore l'importanza del lettore quando capirò l'importanza della parola di Dio nella nostra vita, nella mia vita. Pensate che noi abbiamo il primo riferimento alla liturgia della parola già nell'anno 150. Abbiamo un'opera di un padre della Chiesa che si chiama Giustino, dove lui descrive la messa nel 150 dopo Cristo. E Giustino dice così, vedete la descrizione, se non è la messa che teniamo noi. Nel giorno chiamato del sole, cioè la domenica, ci raccogliamo in uno stesso luogo dalla città e dalla campagna. Quindi c'era un solo luogo dove si riunivano, e si riunivano nelle case, si riunivano, Ricordate la volta scorsa l'ecclesia, la chiesa, il popolo dei convocati. E si fa lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti, sinché il tempo lo permette. Quindi si fa lettura delle memorie degli apostoli e dei profeti fin quando il tempo lo permette. Voi fateci caso. Ho già via da lunga. Oppure fateci caso quattro volte. Ma che è? Hai fatto a mestro passio. Il passo di Maria del Carmine, che è servito il Vangelo più lungo. Quindi finché il tempo lo permette, capite? Quando il lettore ha terminato, quindi vedete nel 150 già dice che c'è il lettore. Quando il lettore ha terminato, colui che presiede, quindi già c'è chi presiede, tiene un discorso per ammonire ed esortare all'imitazione di questi buoni esempi, l'omelia. Poi tutti insieme ci leviamo ed innalziamo preghiere, la preghiera dei fedeli, che mi chiamo dei fedeli, preghiera universale. Avete mai riflettuto perché si chiama preghiera dei fedeli? Fedeli che la facciamo, e gli altri preghiere la fanno gli infedeli. Vediamo dopo. Quindi viene recato a colui che presiede l'assemblea dei fratelli un pane e una coppa d'acqua e vino, la presentazione dei doni. Egli li prende e lode e glorifica il Padre dell'universo per mezzo del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi fa un lungo ringraziamento, Eucaristia, il prefazio, con tutta la preghiera poi Eucaristia, che vedremo facendo al Signore l'anno prossimo, per averci fatti meritevoli di questi doni. Abbiamo detto, celebriamo le meraviglie di Dio. Quindi fa questo lungo discorso di ringraziamento per averci fatti meritevoli di questi doni. Come inizia il prefazio? Il Signore sia con voi, consigliate i vostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro. E noi rispondiamo, è cosa buona e giusta, è veramente che ci ha fatto meritevoli di questi doni. Ma è veramente, siamo consapevoli. Terminate le preghiere e ringraziamento eucaristico, tutto il popolo acclama Amen. Per Cristo, Cristo e Cristo. Amen. Il sigillo finale. Amen in lingua ebraica vuol dire così sia. Quando colui che presiede ha ringraziato e tutto il popolo in coro ha risposto, quelli che noi chiamiamo diaconi, ancora compaiono i diaconi, 150 stiamo, distribuiscono a ciascuno dei presenti il pane, il vino e l'acqua consacrati e ne portano agli assenti. La comunione ai presenti e agli assenti portano la comunione. Questo alimento noi lo chiamiamo Eucaristia. Quindi, descrizione della messa, nel 150. Abbiamo la messa come la teniamo oggi. C'è una sola cosa che non c'è. Perché lui dice, fa la comunione, pane, vino e l'acqua consacrata. Noi facciamo solo comunione al pane, non la facciamo anche poi al vino consacrati.
Sembra, secondo qualche studioso, qualche liturgista, che Gesù, quando ha celebrato l'ultima cena, anche lui abbia premesso una liturgia della parola prima al pasto eucaristico, e dovremmo ravvisarlo nel capitolo di Giovanni, nel lungo discorso chiamato il discorso da Dio. Secondo qualche studioso, lì c'è la liturgia della parola che Gesù lì sta compiendo. Anche San Paolo, troviamo nel capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, c'è una liturgia della parola al pasto eucaristico e lui sta lì per fare. Come è composta? Sintetizzo molto perché questo qua lo devo finire, non posso lasciarlo poi in sospeso. Come è composta la nostra liturgia della parola? Noi abbiamo due momenti nella liturgia della parola, chiamati primo momento discorso discendente, cioè viene dall'alto. Quindi c'è il Signore che parla attraverso il lettore e noi che ascoltiamo. Poi abbiamo un secondo momento, il secondo discorso ascendente, che parte dal basso e sale verso l'altro. Noi parliamo e il Signore ascolta. Se è un dialogo, il dialogo come si fa? Io parlo e tu ascolti, poi tu parli e io ascolto, così anche con il Signore. Il Signore parla, noi ascoltiamo, noi parliamo e il Signore ascolta. Il primo pilastro, cerchiamo di coglierlo insieme, qual è il discorso discendente, dove il Signore parla e noi ascoltiamo? Vediamo se lo riusciamo a trovarlo insieme. Quale? Prima lettura. Poi? Salmo? No, il Salmo è ancora da scendere da Dio, perché è parola di Dio comunque il Salmo. Seconda lettura. Poi? No. Come si chiama? Canto al Vangelo. Abbiamo il canto al Vangelo. Poi abbiamo il Vangelo. Il credo, fino al credo, è il pilastro discendente. Il Signore parla e noi ascoltiamo. Il secondo pilastro ascendente è la preghiera dei fedeli, o preghiera universale, dove noi parliamo e il Signore ascolta. È perché, però noi crediamo quello che il Signore ci ha rivelato. Quello che Lui ci ha rivelato, noi lo crediamo. Mi soffermo solo un attimo sulla preghiera dei fedeli, perché è quella che veramente crea un poco di più difficoltà e che noi molte volte confondiamo e la scambiamo con delle preghiere personali. Prima di tutto, la preghiera dei fedeli è una supplica che noi rivolgiamo al Signore. La preghiera dei fedeli ha il suo riferimento alla parola che abbiamo ascoltato, perché se è un dialogo, vedete, se dopo noi facciamo le domande che voi mi farete devono essere attinenti a quello che io ho detto adesso. Invece molto succede che io dico una cosa, dico una cosa, e un altro risponde con un'altra cosa. Io dico picche e lui dice quadri. Così anche con il Signore molto succede così. Il Signore ci rivolge una parola e noi casomai rivolgiamo un'altra parola a Lui. E non ci troviamo più, non c'è più il dialogo. Allora, quindi quando almeno in cui si formula una preghiera dei fedeli universale, io devo far riferimento a che cosa? Alla parola che ho ascoltato. Quindi, se domenica è stata la giornata missionaria mondiale, le preghiere dei fedeli avranno attinenza alla giornata missionaria mondiale. Devono essere delle proposte di intenzione di preghiera. Perché la preghiera dei fedeli, sapete qual è? C'è l'orazionale. Me lo prendi un attimo. Questo è un testo, no? Vedete? Questo qua non è proprio quello ufficiale, c'è anche il testo ufficiale, però anche nel testo ufficiale ci sono degli errori, quindi bisogna fare anche attenzione quando prendiamo un testo. Ad esempio, qui abbiamo: fratelli carissimi, con un sol cuore e una sola voce rivolgiamoci a Dio Padre con spirito di figli. Egli che ascoltò Mosè e Sussina in epifania di fuoco e di lampi, di fumo e di nubi, accoglierà anche le nostre invocazioni. Quindi evidentemente fa riferimento alla lettura, prima lettura del Vangelo, dove fa riferimento alla trasfigurazione. E quando il Signore ha parlato a Mosè sul monte con lampi e fuoco. E quindi va bene. Poi dice, preghiamo insieme e diciamo, nella tua misericordia ricordati di noi, Signore. Ed è sbagliatissima questa invocazione qui. Perché ascoltaci, Signore. Perché queste, molte volte, sono professioni di fede che noi facciamo. Oppure,
per Maria, tua madre, Signore. Non c'entra Maria in questo momento, nella preghiera dei fedeli, non c'entra. Poi dice, sempre questo sbagliatissimo, o Signore, a roveto ardente il dialogo tra te e Mosè era stato discreto e riservato. È un'intenzione di preghiera questa, secondo voi? L'intenzione qual è? Che io ti dico per che cosa dobbiamo pregare? Vediamo di qua. Per i pagani, le feste erano legate alle vicende della vita dei campi e dei greggi, perché il Signore li converta. Questa è preghiera. Cioè io dico un'intenzione per la quale noi preghiamo. La preghiera dei fedeli non è l'intenzione come noi confondiamo. La preghiera dei fedeli è ascoltaci Signore. Lì i fedeli esercitano il loro ministero sacerdotale. E non è dei fedeli perché la fanno i fedeli. Perché tanto è vero, la dovrebbe fare il diacono. E poi, qui, ripeto, vedete, o Signore, no, la preghiera dei fedeli è rivolta al fedele proposta l'intenzione, per quella intenzione i fedeli parlano al Signore su quello che il Signore ci ha detto prima e quindi la nostra risposta a quello che Lui ha detto prima. Quindi è una supplica e non un ringrazio. Molte volte succede, Signore, ti ringrazio perché ci hai fatto partecipare alla celebrazione. Neanche questa va bene, perché non è questo il momento di ringraziamento, questo è il momento in cui noi supplichiamo. Se vogliamo fare il ringraziamento, è dopo la comunione, lì c'è il momento di ringraziamento. E quindi lì si dovrebbe il momento poi per fare l'altra realtà. La celebrazione è un ringraziamento, è una supplica, comporta tutto, però vedete, ogni momento c'è il momento giusto per fare poi la cosa giusta che si deve fare. Mi fermo qui. Sì. Fate così, alzate la mano. Non dite così, perché dato che stiamo registrando, così, dite la domanda dal microfono. Ma io volevo dire, perché di solito abbiamo l'abitudine, i bambini della prima comunione, gli facciamo fare l'offertorio e la preghiera dei fedeli. È giusto che i bambini facciano questa preghiera dei fedeli? Signora, la preghiera dei fedeli non è meno importante rispetto alle letture. Puoi ripetere? Non è meno importante rispetto alle letture, la preghiera dei fedeli. Quindi la togliamo? No, non direi di togliere, per carità. Al limite sarebbe bello, ecco, far capire al bambino. Allora, prima di tutto, perché succede? Sono stato pure io parroco, quindi questo l'ho visto. Che i catechisti fanno fare ai bambini le preghiere dei fedeli. Signore, per i miei genitori, perché vi do la concordia, così. È slegato dalla celebrazione. Allora, facciamo capire al bambino che la preghiera dei fedeli, il significato della preghiera dei fedeli, per quanto è possibile far capire al bambino, chiaramente. Facciamo capire al bambino le letture di quella celebrazione nella quale sono chiamati a fare la preghiera dei fedeli e facciamola fare a loro, va bene? Ok, in questo contesto va bene, però che comunque abbia bene o male i criteri proprio, faccio riferimento a questi criteri. Però ripeto, non sminuiamo la preghiera dei fedeli perché vabbè, quello poi è una cosa così, no, è il secondo pilastro, una casa è fatta sui pilastri, se il pilastro non è il fondamento, vi ricordate abbiamo iniziato con il fondamento, se il fondamento non è solido la casa cade, e quindi se lui dice la parola a questi due pilastri, e poi prima lettura il pilastro è forza, così la casa può, sì, la casa può pure reggere così, però... Io capita spesso che mi trovo anche in altre parrocchie, per esempio il momento dell'offertorio. Che non abbiamo visto però. Ecco, non è stato fatto. No, volevo chiedere solo questo, che poi si fa, magari o si fa l'offertorio e si porta. Mi sono trovata in qualche parrocchia che il sacerdote si siede e aspetta anche che si fa la questua, che anche quella viene offerta. Sì, condivido pienamente. È giusto. Condivido questo? Pienamente. È giusto. Sì. Perché... Perciò non, dico così, lo tratteremo quando poi faremo la presentazione di donne, perché abbiamo finito la liturgia della parola, e vedremo l'importanza della questua e di che cosa viene portata all'altare, che cosa si dovrebbe portare all'altare. Perché all'altare si porta ciò che diventa il corpo e il sangue di Cristo e ciò che serve nel Cristo vivente nei poveri.
Quindi senso di, perché prima all'altare ognuno portava un dono. Dice il libro di Deuteronomio, nessuno si presenti davanti al Signore con le mani vuote. Qui noi dobbiamo presentarci davanti a Dio sempre con le mani cariche di qualcosa. Ora, prima si portava, ognuno portava il pane, il vino, lo portava proprio. Ora adesso questa forma di dono è arrivato alla questua. Stava arrivando qui. Perché noi che cosa facciamo? Generalmente portano il pane e il vino, se li prende, e poi nel frattempo fanno la questua. Però questa è come se fosse slegata la questua dei doni. Invece la questua entra in quel senso lì dei doni. E quindi è giusto che si siede, prima raccolgono e poi insieme con i doni anche lei la questua. Dice, ma quello poi ci vuole più tempo. Basta organizzarsi. Vedete, il discorso del tempo durante la celebrazione è dovuto a che cosa? Noi dobbiamo sempre chiederci questo. Che cosa io vado a cercare in una celebrazione? Perché se vado a cercare in una celebrazione il fatto che devo sentirmi la messa, allora io sceglierò la più breve. Quindi vedrò nel paese dove c'è il parroco, casomai non fa l'omelia, non ci sta quelli che cantano, che dura un quarto d'ora, 10 minuti, vado lì. Ma se invece per fare l'esperienza di questa meraviglia di Dio che stiamo cercando di dire, allora lì non sto lì a vedere se sto 50 o 55 minuti. Santa Rita. No, io stasera volevo solo ringraziarla perché a me piace ascoltare, sono sempre disposto ad ascoltare la parola di Dio, perché questa per noi, per me, è sempre la parola di Dio. E io mi metto in ascolto sempre con l'animo di portare la parola di Dio agli altri. E questo certamente non potrei chiederle di fare questo più spesso, per far capire anche agli altri che stasera non ci sono, voglio dire, ce ne sono molti che non ci stanno, però sono quelli che poi condizionano la messa, l'orario che dicevamo, che hai fatto, però c'è la parola, la messa lunga, cioè tutte queste cose disturbano anche nel momento della messa, perché quando già si vede che si sta facendo la tarda si incomincia a mormorare. E allora voglio dire, queste cose dobbiamo essere, cioè noi, perlomeno io personalmente, mi sento carico di portare la mia parola agli altri per queste cose, e non mi sento mortificato se gli dico che questa cosa che loro pensano va male, che è giusto, che non è da applaudire cose che loro vogliono che si faccia a parer loro, voglio dire. Se noi ci mettiamo all'ascolto di questa parola e poi non abbiamo vergogna, perché un pochino può, magari per non fare gli accolleri, un giudizio, la seconda, non va bene. Noi ci dobbiamo mettere in ascolto con questo animo, secondo me, se no anche noi siamo in errore. Allora, io direi questo, innanzitutto bisogna avere molta pazienza. Poi, perché no, non solo una cosa, e poi sì. Io vengo a messa per ascoltare la parola di Dio, non mi pongo assolutamente il tempo per poterla ascoltare. Però questo significa avere una certa formazione, aver fatto un certo cammino. E dobbiamo essere anche noi... Perciò dicevo, dobbiamo avere un po' di pazienza in questo. Grazie. San Paolo dice, noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli. Con questo cosa voglio dire? Che ognuno di noi ha un proprio tempo e anche un proprio passo. La capacità di chi ha il passo un poco più spedito è quello di rallentarlo verso i fratelli, che casomai vanno un poco più piano. Non dimenticando una cosa, che certi modi di fare li abbiamo creati noi in tanti anni. Ora non possiamo pretendere che, capite, ok, qua, a bacchetta magica e domani si risolve tutto, no. Allora la capacità, sto iniziando a capire, pur io sacerdote, io sto iniziando a capire. Allora quello che sto iniziando a capire,
piano piano lo condivido, non imponendotelo, però piano piano lo condivido. Lo condivido soprattutto testimoniando questo. Esatto, e sarà oggi, sarà domani, pian piano una nuova mentalità con la grazia del Signore arriverà. Però la consapevolezza è che c'è bisogno di tempo. No, volevo chiedere, in base alle letture, quindi ai lettori, e quando c'era a Bonanni di Don Peppino è stato fatto un corso di lettorato qui a livello parrocchiale, e quindi ci dovrebbe essere questo gruppo. Però poi la domanda è questa: come si potrebbe durante la settimana creare questo nuovo spirito a partire da questo momento, noi, questo nuovo spirito di lettorato, anche se non riconosciuto, ma di preparazione alla lettura, e quindi, che ne so, individuare le 3-4 persone e quindi dire domenica a queste messe, creare dei gruppi che preparano, o comunque, non lo so, quale potrebbe essere un'iniziativa propositiva per aiutarci come comunità. Per quanto riguarda poi i vari segni, ecco, grazie a Dio, Don Antonio e Don Ernesto, ecco, hanno portato a questa cosa che all'inizio della messa dice adesso ci raccogliamo, cioè sta entrando, io noto che sta entrando questa, piano piano come dice lei, però sta entrando perché magari si spiegano di volta in volta che ecco, raccogliamoci per l'atto penitenziale, abbassiamo la testa e chiediamo perdono, oppure adesso sediamoci, ascoltiamo. Secondo me è un buon metodo per ogni messa, ripeterlo, perché ogni messa non è mai, non sono mai gli stessi fedeli. Circa il fatto dei lettori, potrebbe essere un suggerimento, no? Creare, ad esempio, in parrocchia un giorno, come c'è il giorno dell'adorazione eucaristica, il giorno dell'ascolto della parola, la scuola della parola, dove non è semplicemente il gruppo di lettori per trovare le tecniche di come proclamare la parola di Dio, ma potrebbe essere un corso biblico, conosciamo la scrittura, portata avanti per tutti, ma in modo particolare per coloro che vogliono impegnarsi a proclamare la parola di Dio. Potrebbe essere questo uno stimolo. Ripeto, dicevo prima, io penso che se c'è amore verso la parola di Dio, il problema è quello, se c'è amore verso l'importanza della parola di Dio. E oggi mi trovavo in una celebrazione di una penitenziale e una signora diceva che faceva un riferimento a una sua parente che è diventata evangelica, e lei diceva, sta parente mia quando mi parla proprio mi affascina tutto. E dice, signora, ma vi siete chiesti perché vi affascina la parente vostra? Perché evidentemente quello che lei fa, crede in quello che sta facendo. E poi ci dice, ma in parrocchia, lei partecipa alla vita parrocchiale, e mica tengo il tempo. Chieda alla sua parente se lei il tempo lo trova per andare al culto, alla scuola della parola, allo studio della Bibbia. Ah, sì, quello ci va. Allora già qui qualcosa, perché evidentemente crede in quello, forse tu non credi in questo, però intanto resti meravigliata quello che lei ti dice. Allora avere la consapevolezza dell'importanza della parola di Dio. E anche qui poter sensibilizzare la comunità parrocchiale o il gruppo delle persone a crescere attorno alla parola per rendere poi anche il servizio di poter proclamare degnamente durante quelle celebrazioni. Il gruppo della scuola della parola ci sta, solo che non tutti partecipano. È stato svolto, cioè è stato dato l'invito pure agli altri. Vengono un poco, poi si scucciano. Quindi bisogna lavorare tanto, però vedo che man mano stanno uscendo persone che si interessano della parola di Dio insieme a noi e tutti quanti. Comunque bisogna lavorare, questo è quanto. Può essere anche, potrebbe anche ritrovarsi una volta al mese, ci si potrebbe, anche come inizio così. Penso ad esempio pure questo, sarebbe bello ad esempio il gruppo della parola o il gruppo liturgico, responsabili dei canti, responsabili dei ministranti e responsabili dei lettori, con il sacerdote che presiederà la celebrazione, insieme vedere la celebrazione. Allora ecco, vediamo i testi,
Che cosa ci parlano di questo? Allora si individua insieme il tema, i canti che fanno riferimento a quel tema, il segno che si possa fare, un cartello con e coinvolgiamo i bambini, facciamo il cartello con la tematica. È necessario che ci siano, o può è una figura che può essere una parrocchia che non sappia esprimere dei lettori? Sì, vabbè, capita, no? Capita, alcune volte che in alcune celebrazioni non ci sia nessuno che possa leggere. Se non c'è nessuno che possa questo veramente trasmettere, sarà il sacerdote che potrebbe anche in questo modo, se si elimina il lettore. Non si può eliminare la parola di Dio, però. Ecco, sì, indubbiamente ci sarà il sacerdote. Indurre così i fedeli ad avere maggiore consapevolezza di quello che si va a fare e quindi poi far proclamare quando sono preparati. Sì. Penso che si possa fare pure in questa maniera. Sì, perché questo pure capita durante la messa. Qualche domenica, non sempre, qualche volta capita che giustamente, come diceva Angela, manca chi legge. È un panico in quel momento. E chi legge? Cioè diventa un momento tragico, quando quello è un momento che il parroco ovviamente si rende conto e va lui, è finita. Senza però, mettere in allarme tutto quanto. Però se c'è un responsabile anche di questo, chiaramente io mi rendo conto che la messa è 11:30, alle 11:20. Il responsabile del gruppo liturgico si rende conto, il ministrante apposta, la celebrazione apposta, il messale, il lezionario, i lettori ci sono, si rende conto di questo. Quindi alle 11:20 si è reso conto che manca qualcosa, quindi saprà come vuoi poter ovviare affinché si eviti il panico. Però insomma, quando capita si dovrebbe. Bene, io. No, ma non so che avevo finito. No, vai. Io volevo ringraziarvi. Perché guardate, è una delle pochissime volte che mi capita di fare la catechesi dalle 8 in poi, dalle 20 in poi. E quindi vuol dire che è stata fatta anche con un certo criterio questa catechesi, per permettere casomai a chi lavora così. E quindi vedere che alle 9:25 siete ancora qui in chiesa, tra virgolette, lo dico a perdere tempo, tra virgolette, vuol dire che qualcosa di serio c'è. E quindi non ci spaventiamo se poi alla fine effettivamente siamo 5, siamo 15 o siamo 5.000. Il Signore ha agito con 12 persone. E stiamo qui grazie a quelle 12 persone. Solo con la consapevolezza che quelle 12 persone erano accompagnate e assistite da Lui. E quindi anche noi stiamo iniziando. Diceva Sant'Ignazio d'Antioca, bellissimo, questo padre della Chiesa, anziano, sta per andare a Roma dove morirà martire. E lui dice questo: adesso inizio ad essere discepolo, un vescovo, anziano, adesso inizio ad essere discepolo. Bello poterlo dire anche noi, ogni giorno, adesso inizio ad essere discepolo. E quindi quando domani faremo un'altra catechesi, domani vi confronterete con un'altra realtà, può essere la parola, può essere la dimensione della carità, qualsiasi altra cosa, poter dire adesso inizio ad essere discepolo. È veramente qualcosa di straordinario, di meraviglioso e di stupendo. Vuol dire che il Signore sta operando, sta agendo proprio attraverso di noi, quella debolezza che poi ci ricorderà domani San Paolo nella prima lettura. E quindi rendiamoci disponibili nelle sue mani, disponibili non tanto a quello che vorremmo noi, che ci fa piacere umanamente parlando, ma a quello che più Lui vuole da noi per l'edificazione della sua Chiesa. Grazie. Bene, ringraziamo Don Maurizio di vero cuore che ci ha aiutato e ci aiuterà ancora, perché poi riprenderemo a ottobre, poi al limite poi qualche domenica prima dall'altare, così negli avvisi diremo anche la data precisa. Ecco, come diceva un po' Salvatore, e poi io penso un'altra cosa, Don Maurizio, a volte mi hanno insegnato questo, no? Che se tu stai qua
rispetto a un altro che non c'è, al di là dei motivi che possono esserci, è perché Dio ti ha voluto qua e in un certo senso ti investe di un qualcosa, di essere mediatore per qualcosa, un po' come diceva Salvatore. Allora noi stasera, ci sono anche delle persone di Caivano, che, del Parco Verde, che mi fa piacere, che stanno venendo a tutte le tue catechesi, noi ci sentiamo caricati di responsabilità, perché significa che questa parola, ecco, deve essere filtrata anche attraverso di noi, con la nostra vita. E allora ci prendiamo un impegno stasera anche, no? Di dire tutto quello che abbiamo ricevuto, come dice San Paolo, noi lo porteremo. E questo anche perché tu ti sei fatto mediatore di questa parola. Ti ringraziamo, ti auguriamo buone vacanze, presto, però diciamo che come parrocchia forse ci rivedremo, o forse nella festa di Casandrino, no? Vedremo se sei disponibile, ci rivedremo, a Dio piacendo, a ottobre. Facciamo un Padre nostro come ringraziamento e poi ci darai la benedizione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie.